progetto è stato lavorato dopo un incontro con Pino, qui abbiamo messo insieme un po' di idee e gli ho detto vai avanti perché lo ho detto davvero qualcosa di nuovo e che davvero riuscisse a valorizzare il territorio con una chiave diversa, utilizzando arte, musica, la cultura nel senso più ampio, quindi i dipinti, la musica, il teatro, insomma, credo che tu sia riuscito a mettere insieme tutto con tappe davvero suggestive. Io credo che sia una bella novità per quest'estate e che sia una novità soprattutto per l'itinerario, perché toccate davvero tanti, avete tante tappe e credo che insomma lo sforzo di coinvolgere nei progetti culturali il territorio e non fare diciamo iniziative spot ma eventi che colleghino un comune all'altro si sta vedendo lo sforzo di questa regione e a me fa piacere insomma essere avanti questo progetto. Non è l'unico, abbiamo presentato la settimana scorsa anche il teatro pubblico ligure e l'idea è la stessa, cioè andare ad abbracciare il territorio più tanto. E questo lo dico perché credo che siano i due progetti più forti a livello culturale di quest'estate. Pino ha saputo, secondo me, sposare proprio in pieno quello che chiedevamo, quindi un po' di riscoperta, è chiaro che andare da questi quadri, da questi capolavori, che delle volte non si conoscono, il turista non sa che ci sono e delle volte neanche noi ci ricordiamo che ci sono. E valorizzare un momento che è di visione, ma anche di cultura, con l'accompagnamento della musica e della recitazione, credo, e ovviamente tutto molto ragionato, credo che sia un grande modo per esaltare la nostra arte, i nostri luoghi, il nostro paesaggio, perché poi toccate anche dei paesaggi anche particolari, insomma. E quindi davvero un progetto d'eccellenza. Mi fa piacere questa collaborazione forte anche con il Teatro di Genova, perché vuol dire che per la sera alla fine siamo tutti insieme, quindi noi abbiamo un grande, abbiamo dato un grande supporto al Teatro di Genova, che è diventato non solo teatro unico, ma teatro nazionale, e che quindi ha la forza ovviamente di espandersi e di sostenere a sua volta e collaborare con delle